Bentornati al nuovo video magazine firmato Val Vibrata Life. Oggi, a Detto tra noi, ospitiamo la consigliera di parità delle Marche e di Ascoli, della provincia di Ascoli Piceno, Paola Petrucci. Benvenuta. Grazie. La ringrazio per essere venuta qui da noi. So che in questo periodo è molto impegnata, oltre agli impegni istituzionali, sta promuovendo il suo libro Chi ha paura del gender. Sì, esatto. E vuole parlarci un po' di questa pubblicazione? Com'è arrivata? Ma io mi sono resa conto che abbiamo una colpa, noi che ci occupiamo di questi discorsi, di questi argomenti. Quando sono incominciate a girare una serie di bufale su una serie di argomenti, io personalmente le ho liquidate dicendo no, non è vero, ti dico io che non è vero e non sono mai intervenuta. E invece mi sono resa conto che c'è bisogno veramente di fare chiarezza, di fare informazione. E per questo, dopo aver partecipato come spettatrice ad un incontro in cui mi sono morsa la lingua 50 volte, e ho deciso che era il caso di mettere nero su bianco una serie di cose, proprio per cercare di fare informazione neutra e non di parte. È vero. Assistiamo quotidianamente sui giornali o anche attraverso i media a disinformazione, come lei ha detto, e a un dilagare culturale davvero che non va bene. Prima di entrare in merito del suo libro, mi piacerebbe che lei spiegasse ai nostri amici che ci ascoltano la differenza tra la consigliera di parità e invece la commissione pari opportunità. Sì, è una delle cose tra l'altro che a fine libro specifico. I ruoli sono diversi, sicuramente i nomi traggono in inganno. Allora, le commissioni pari opportunità sono organismi politici. Le nomine vengono fatte sulla base di solito della composizione degli organi deliberativi, quindi dei consigli comunali, regionali o provinciali a seconda delle collocazioni, e sono di supporto, sicuramente fanno un'attività anche di monitoraggio e verifica di ciò che avviene, ma sono organismi politici. Le consigliere di parità invece sono organismi tecnici nominati dal Ministero del Lavoro, perché le consigliere di parità sono pubblici ufficiali che si occupano di lavoro in ottica di genere. Perfetto. Beh, è stato importante perché è vero, c'è molta disinformazione anche in merito. Rispetto al suo libro, tornando, perché il punto interrogativo? No, perché la domanda è appunto a chi fa paura questa strana parola gender che viene usata ad arte. Io sono convinta che la paura nasca dall'ignoranza. E quindi va fatta, appunto, dicevo, informazione chiara, perché purtroppo siamo in una società che si informa leggendo Facebook, che si ferma ai titoli e quindi è molto difficile far passare determinate informazioni. A chi è rivolto il suo libro? Ma io ho cercato di fare produrre uno strumento utile per tutti, dal ragazzo al genitore, all'insegnante, all'addetto ai lavori, perché devo dire anche molte addette ai lavori mi hanno detto sì, ben fatto, magari non ci ho trovato niente di particolarmente nuovo, perché ovviamente chi si occupa di queste cose lo sa, però è una sorta di vademecum, quindi di libretto da tenere a portata di mano, pronto all'uso nel momento in cui si devono affrontare determinate conversazioni, per avere subito lo strumento e il termine giusto da utilizzare. Prima di entrare all'interno e nei caratteri principali del suo libro, colpisce la firma della sua prefazione, un uomo, un giornalista. Sì, assolutamente. ho evitato di fare la classica cosa dove le donne se la suonano e se la cantano. Vincenzo è un amico, è una persona che io stimo, conosco da tanto tempo, un uomo. Anche abbastanza schierato, nel senso una persona chiaramente di stampo cattolico, e quindi volevo anche evitare proprio strumentalizzazioni e pensare che se mi rivolgevo a qualche addetto ai lavori era uno strumento di parte. Questo le dà veramente merito, perché dà un valore aggiunto a questa pubblicazione, che sembra un compendio perché sono pochissime pagine, una cinquantina, ma in realtà è ricchissima di riferimenti normativi, ci sono riportati rapporti, link di ricerche e soprattutto teorie sociologiche e psicologiche che fanno proprio riferimento a tutta la letteratura in merito.
a questa teoria? Sì, io ecco, a questo famoso incontro ho sentito citare le fonti e ostentare il fatto di citare fonti, ma là, quando le fonti sono riferite a testate giornalistiche che fanno capo sempre alla stessa persona, sappiamo benissimo che sono fonti non attendibili, per cui è stata mia cura indicare le fonti e indicarle sotto forma di note, proprio per rendere meno pesante possibile il tutto. Bene, e mi piacerebbe che lei iniziasse a parlarci un pochino della differenza, di cui parla anche all'interno del libro, tra l'identità di genere e il ruolo di genere, che è veramente interessante. Sì, diciamo che le componenti che definiscono il genere sono tre. C'è una componente biologica, che è l'unica componente assolutamente oggettiva, legata al DNA di una persona e quindi l'essere maschio o femmina. E poi ci sono queste altre due componenti, una di natura psicologica e l'altra di natura sociologica. Da un punto di vista psicologico, quindi intimistico, parliamo di identità di genere, ossia di come una persona si sente. Io posso essere femmina da un punto di vista biologico, ma poi mi devo sentire donna. Quindi devo riconoscere in me determinate caratteristiche e sentirmi bene in questo genere. Dopodiché c'è la componente sociologica, perché comunque sia la nostra identità viene definita in relazione a quello che viviamo. Per cui il ruolo di genere, ossia come gli altri mi percepiscono e come io voglio farmi percepire dagli altri. Per cui io sono biologicamente una donna, mi sento una donna, ma devo essere anche percepita dagli altri in quanto donna. Se questi tre aspetti coincidono, il genere è definito in modo chiaro. Dopodiché, ovviamente, ci sono tutte le varie situazioni, le disforie di genere. Sono le situazioni in cui una persona ha un corpo di uomo o di donna, di maschio o di femmina, ma non si sente in quel corpo o non viene percepito in quel corpo. In questo periodo lei sta presentando il libro, ha avuto nei vari dibattiti che ha affrontato anche delle domande che l'hanno messa in difficoltà rispetto a questa teoria, che l'hanno fatta riflettere? Ma devo dire, la domanda su cui continuo a riflettere e a cui non sono ancora riuscita a darmi una risposta è: perché tutto questo accanimento? Anche perché io credo che in realtà dietro ci siano mille motivazioni diverse e sarebbe veramente interessante riuscire a capirlo, anche se credo che non sia neanche facile. Sinceramente poi non mi interessa più di tanto, perché a me interessa comunque fare informazione a prescindere da quelle sono le motivazioni per cui si fa disinformazione o terrorismo mediatico. Lei cita anche sul suo libro, e comunque lo citava anche poc'anzi, l'importanza del tessuto culturale di riferimento. Come possiamo intervenire? Ma il vero problema, soprattutto italiano, è che noi siamo un po' schizofrenici, per cui per alcune cose andiamo avanti velocissimamente, per altre siamo molto fermi. E la cultura diffusa è proprio uno di quegli elementi lunghi su cui bisogna lavorare, bisogna fare tante iniziative e dare gli strumenti. E certamente il problema di fondo è che noi, ed anche le donne impegnate su queste tematiche, alle volte pensiamo in modo sessista. È verissimo. E in conclusione di questo incontro le chiedo, vorrebbe mandare un messaggio agli amici che ci ascoltano, rispetto oppure agli insegnanti o agli stessi comitati genitori che hanno fatto un po' da fronte contro la teoria? Ripeto, non so quali sono le motivazioni e sinceramente non mi interessano. Io credo che la cosa più giusta sia essere sereni, informati seriamente, quindi non fermarsi in superficie, non farsi strumentalizzare, capire il vero significato delle parole. Io sono assolutamente a disposizione per incontrare anche piccoli gruppi, non mi interessa vendere il libro, mi interessa diffondere l'informazione. Non a caso mi sono autoprodotta, proprio per accelerare i tempi, perché era urgente fare informazione, e quindi io sono assolutamente a disposizione. Leggete il libro, informatevi, ma informatevi seriamente. Dove la possiamo trovare? Il libro è in vendita online, nel circuito Feltrinelli o sul sito Il mio libro.
Poi io alle varie presentazioni porto le copie, io le ho quindi a disposizione. Benissimo, io la ringrazio tantissimo, è stata importante sia conoscerla che averla qui per mandare questo messaggio di apertura e per abbassare un po' i toni della discussione mediatica e culturale che sta ormai dilagando senza sosta e in un modo veramente incontrollato nelle nostre scuole, nelle nostre famiglie. La ringrazio tantissimo e spero di incontrarla ancora. Grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Arrivederci. Oh, 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 oh.